Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Che cos'è la paura? È uno stato di animo o una malattia? Quali sono le cause dell'aver paura? Il termine può essere sinonimo di ansietà? O è il male ciò di cui abbiamo paura, o è il male è che abbiamo paura. Sant'Agostino. Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Martin Luther King. Il piccolo breviario dell'anima tocca una parola di uso comune e purtroppo assai spesso utilizzata a sproposito. Paura. Un termine che di per sé alimenta tensione e porta stato di agitazione. Si può persino avere paura della paura. Subito viene la domanda: perché e quando abbiamo paura? Paura certo è agitazione. Quindi può essere a volte sovrapponibile al significato di ansietà. Ma lo è allora allo stesso modo di termini quali sconforto, smarrimento. Non è esattamente riconducibile ad uno spavento dell'istante. Non è stato transitorio di un accadimento negativo. Paura è inquietudine diffusa, uno stato d'animo che avvertiamo e non ci lascia che dopo qualche tempo per poi magari tornare, ci turba e porta disagio alle nostre giornate. L'etimologia della parola paura viene da una radice indoeuropea, pat, che significa percuotere e in senso figurato incutere timore, scuotere e atterrire. Da questa radice deriva il greco paio, io percuoto, e poi il latino pavor, paura, timore, dal verbo paveo, prima ancora patveo. Sono percosso, sono scosso, sono battuto e abbattuto, e in senso lato, cioè io temo in ragione di questo. È dunque un forte sentire, non fugace né provvisorio, piuttosto conseguenza di qualcosa o qualcuno che ci lascia ad una angoscia, e ad un senso che può portare al cosiddetto panico, che è cosa ben diversa. Certo, un incidente, un trauma originario ha generato quello che comunemente chiamiamo paura, e questo si spiega come conseguenza letteralmente di qualcosa o qualcuno che incida. All'origine di una paura non vi è nulla che lasci le cose come sono. Dal Vangelo secondo Marco, 14:32-38. Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola?
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La paura, dunque, entra anche nel Vangelo di Marco ed è indicata quale debolezza. Ma è paura umana. Vi è nella paura anche un sentirsi inadeguati, scoperti e vulnerabili. Pensiamo a come Pietro, dopo l'arresto di Nostro Signore, lo tradisca fingendo di non conoscerlo. Egli è vittima della paura, paura che supererà con la fede fino al sacrificio supremo. Si combatte la paura, come sovente capita di sottolineare, con una dedizione e un'adesione alla vita che è nella sostanza consapevolezza e amore. Una pace del cuore che si alimenta in noi stessi giorno per giorno, partendo dalle proprie certezze, quali per i credenti appunto la fede, ma anche gli affetti più cari e il desiderio di vivere in armonia. I nostri principi, cioè la nostra educazione, possono essere d'aiuto. Da dove nasca la paura è purtroppo difficile da stabilire, diverso per ciascuno, nell'età in cui si dice si costituiscano le mappe emotive, l'età evolutiva da 0 a 3 anni, si decide in quel momento il più della nostra vita. Dunque si decidono le età successive. Tuttavia, occorre come sempre pensare e ragionare, tornare alle cose come le cose sono. La psicologia clinica dà nome alle paure e fobie, e queste sarebbero all'origine di molte forme di nevrosi, cioè di vere e proprie patologie. Occorre dunque rimboccarsi le maniche e lavorare su noi stessi, prima che la paura divenga qualcosa di più pernicioso e difficile da superare. Prima che essa lasci posto al delirio e ci conduca fuori dalla realtà. Concretezza e logica possono essere antidoti importanti che, assieme alla fede, ci diano modo di superare le nostre paure. Tutti ne abbiamo, e sarebbe sbagliato e stupido negarlo. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,